Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 7 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Benvenuto a Mercurio. Ottima giornata questa per voi, che mixa la concretezza e il pragmatismo della Terra, che accomuna il vostro segno alla Vergine e al Toro, dove oggi transita la Luna. Amica di questo elemento l'acqua, anch'essa oggi ben rappresentata dalla coppia Giove-Nettuno, che equilibra la vostra razionalità, talvolta esasperante, con un tocco di poesia. Magie dicembrine, l'ultimo mese dell'anno riporta in luce il bambino che sonnecchia in ciascuno di noi, sottolineando anche nel vostro caso quella scintilla di meraviglia che normalmente dissimulate così bene da far credere che ne siate perennemente esenti. E invece no. Pochi soldi da spendere, regola valida per tutti, ma doppiamente per voi che in seconda casa vi ritrovate Saturno freddo e sparagnino. A ricordarvelo oggi provvede proprio Mercurio, il contabile, che dal Sagittario in serata approda nel vostro segno, compensando questa doccia fredda con bie e racconti e storie datate per farvi sognare. Quando vuole è un affabulatore e oggi dimostra di saperci davvero fare. Difficoltà e ostacoli per la coppia, soprattutto nella realizzazione di progetti importanti. Tuttavia, superate queste difficoltà, la coppia realizzerà finalmente, e con successo, i propri progetti. Crisi temporanea e di breve durata. Finalmente qualcosa di positivo nella vostra giornata a partire dalla tarda mattinata, anche qualche piccolo colpo di fortuna messo a segno contribuirà a tenervi su di giri. Chiarimento in arrivo riguardo questioni in amore, dovrete sopportare però lunghe discussioni che potrebbero scaturire nel banale e nell'inutile. Meglio sarebbe essere chiari da subito. Giornata decisamente stonata, riprenderete in serata l'abituale controllo, ma prima vi risulterà particolarmente faticoso. Più riuscirete ad allontanarvi dal vostro passato e a tagliare certi ponti, più vi sentirete liberi, nell'autentico senso della parola, di spiccare il volo verso orizzonti nuovi. Lavoro a gonfie vele. Successo. Promozioni. Eccellenti opportunità. Sarai maggiormente attratto dall'arte, dalle scienze e dall'astrologia. Opportunità di incontrare oggi persone che non si vedono da tantissimo tempo, in alcuni casi saranno delle autentiche sorprese. Se vi state chiedendo quando incontrerete la persona giusta per voi, sappiate che i nati di Luna di tra le 18 e le 24 oggi potrebbero davvero avere l'incontro decisivo per la loro vita. Venere è splendente nel cielo di questi ultimi. Buone occasioni per qualche incontro nuovo. Un'amica vi deluderà, mentre un'altra vi sarà di sostegno. Cercate di capire bene quanto siano sincere le persone di cui avete cieca fiducia. Voi che siete abituati a tenere sempre sotto controllo tutto, oggi potreste andare in evidente difficoltà a causa di una situazione che potrebbe sfuggirvi di mano e quindi fuori dal vostro controllo. Per una volta riservate la giornata di oggi alle cose belle, dedicatevi a quelle che amate di più, e che vi si addicono così bene. Avete questo strano potere di attrarre a voi le persone, che oggi sarà maggiormente accentuato. Il vostro fascino e la vostra intelligenza sarà al culmine in questa giornata e vi sarà molto di aiuto per raggiungere un obiettivo da tempo focalizzato e mai messo in pratica. Le vostre capacità comunicative sono, specialmente adesso, ai massimi livelli e non solo troverete molti argomenti da esporre ma anche molte persone che vi staranno ad ascoltare con gusto. Uno dei vostri astri governatori, Urano, nel segno del Toro oggi insieme alla Luna, vi infonde una dose di energia efficace e molto congeniale al vostro carattere. Con particolare voglia di farcela, arrivate, dritti come un treno, dove vi eravate prefissati, specialmente se appartenete alla prima e alla seconda decade del vostro segno. Il pianeta del fare e dell'agire rimarrà in Toro fino al 2026. La novità del giorno è l'approdo del piccolo Mercurio nel vostro segno che corre incontro a Plutone, suo zio, per abbracciarlo. A vostro favore anche suo padre, Giove, con cui il piccolino deve aver avuto un forte litigio, insieme all'altro zio Nettuno, insomma tutti i maggiori dei olimpici oggi vi tengono bordone.
dalla vostra parte anche il trigono della Luna e di Urano, sentitevi in una botte di ferro perché lo siete. Uni con Neo le tasche vuote, ma da quando Saturno transita in seconda casa la situazione non si schioda, aspettate che se ne vada. Amore ed Eros. Forse non lo sapevate, ma San Nicola oggi in calendario non è solo un portatore di doni, ma compare anche nell'elenco dei santi dell'amore. Perciò, se ancora non avete trovato l'anima gemella, provate a chiedergli un favore, magari ve lo farà. Più dialogo e più tenerezza in coppia, se sperate nella cicogna arriverà, se invece avete dei bimbi in fibrillazione per le feste portateli a qualche festa di piazza. Sempre riguardo a San Nicola, ve ne sono di bellissime in Svizzera e nel nord-est d'Italia, dove chi ne interpreta il ruolo compare vestito da vescovo accanto a un diavoletto che bastona tutti quanti, insieme a una lunga schiera di personaggi che agitano campanelli. Una bella rievocazione pagana che mette in scena le forze della natura invernale. Il team Giove Nettuno nel segno amico dei pesci vi dona un intuito efficacissimo per scegliere un regalo appropriato alla vostra dolce metà. Niente situazioni di frivolezza, niente di effimero. Voi scegliete qualcosa che serva effettivamente, che sia di sostegno e di appoggio a chi amate. Il vostro carattere concreto vi vieta la possibilità di sbagliare, ma ricordate che spesso e se avete come partner segni di acqua e di aria, pure il superfluo può essere utile e servire per conquistare, sedurre, tenere legato a voi. Lavoro e denaro. Molto lavoro poco remunerativo, ma molte idee per cambiare in meglio la vostra situazione. Naturalmente ci vorrà un po' di tempo, ma non è l'attesa che vi spaventa, appartenete a uno dei segni più pazienti dello zodiaco e ben sapete che i risultati migliori necessitano di tempi lunghi e non andranno forzati. Serata piacevole al cinema o a una festa di piazza. Il freddo si sopporta con gli indumenti adeguati e sorseggiando bicchierini di tè caldo o vin brûlé, il loro profumo fa atmosfera. Approfittate del nuovo influsso delle stelle per fare incontri e intavolare trattative di affari con nuovi soci e collaboratori e per creare nuove alleanze che aprono orizzonti alternativi. Se decidete di seguire il gioco del calcio, lo fate con la calma e la lucidità che il vostro segno vi assicura. Guardate le partite giudicando con equilibrio e imparzialità, tanto le mosse della squadra del cuore, quanto quelle degli avversari. Molti bravissimi calciatori Capricorno, ad esempio Claudio Marchisio o Salvatore Sirigu. Benessere. Il look non è curatissimo, ma avete un'aria sana e soprattutto serena. Se qualche stato infiammatorio di tanto in tanto si fa sentire, sapete curarvi con l'alimentazione, o meglio mettendo in tavola soltanto brodi vegetali e tisane, un paio di giornate depurative aiutano a rimettersi in sesto. In previsione dei bagordi delle feste conviene non solo a voi, ma anche agli altri 11 segni. Con una differenza sostanziale, a voi inappetenti viene naturale, a qualcun altro no. Una forte delusione da parte di una persona amica vi butterà giù nell'umore e vedrete tutto nero. Le bugie non piacciono a nessuno, fanno ancora più male se vengono da parte di chi pensavate vi volesse bene. Per lei, malinconia, vi accorgete che i vostri figli sono cresciuti e non credono più alle favole di un tempo. Corrono verso la modernità, la tecnologia, il metaverso, terreni dove non osate neppure addentrarvi. Per lui, chi l'avrebbe mai detto che un tipo pragmatico, controllato come voi tenesse un diario? Invece, nascosto nella seconda fila della vostra libreria, dietro i volumi di diritto, storia, filosofia, si nascondono quaderni con le vostre memorie. Non si finisce mai di conoscere le persone. Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.